Marco Giannoni, Consorzio Vini Cortona Toscana. Siamo qui ad Arezzo. Quali sono i vostri vini? I nostri vini sono quelli previsti dal disciplinare, sono circa una dozzina di vitigni differenti, perché riteniamo che non ci sia un unico vitigno adeguato per una zona, ma ce ne siano diversi a seconda del terroir che ha ogni azienda e la passione che ha ogni produttore per un determinato vitigno. Diciamo che il 75% dell'imbottigliato in Cortona è Syrah. E la vostra produzione, dunque, intanto gli associati sono una quarantina. Quanto vino fate e dove va a finire il vostro vino? Noi imbottigliamo circa tra le 500 e le 800 mila bottiglie anno e l'80% è per l'esportazione. In Italia non c'è più mercato, nel senso che non sono tutte insolute, grossi problemi per la riscossione, quindi le aziende preferiscono andare all'estero dove c'è un mercato molto più serio e soddisfacente. Vitigni autoctoni magari ancora da scoprire, c'è possibilità? Ma c'è sempre la possibilità di cose nuove, ripeto, la DOC Cortona è nata dalla volontà di 5 produttori che si sono riuniti e hanno cominciato a lavorare per avere questo riconoscimento. Abbiamo lavorato sul Syrah dopo oltre 20 anni di studio. A noi quello che interessa come Cortona è di produrre un vino di qualità. L'autoctono, l'alloctono, non è questo il problema. Meglio un vino buono alloctono o un vinello discreto autoctono? Secondo me è meglio un buon vino, un ottimo vino, indipendentemente che sia autoctono o alloctono. Se c'è un produttore che è appassionato di Syrah, perché no? Produca il Syrah, massima libertà. L'importante è di non danneggiare l'immagine, il nome e la soddisfazione del consumatore. Un consorzio oggi quanto è importante? Un consorzio è fondamentale per il territorio perché permette di riunire gli associati, i produttori della zona riconosciuta, permette quindi di sviluppare dei progetti condivisi e di avere delle proposte da fare a livello politico trovando delle soluzioni, non aspettando sempre che sia il politico di turno che magari nel settore vitivinicolo non ha nessuna esperienza e quindi poi magari fare delle leggi pastrocciate, poco efficienti e poco efficaci. È molto importante riuscire ad associarsi, avere un peso politico e anche economico. Questo è fondamentale per svilupparsi, non a caso le produzioni importanti sono quelle che hanno alle spalle dei consorzi forti. Wine nel Pogusto è alla prima edizione e vi permette di presentarvi in casa. Sì, questa è una cosa molto importante, la promozione è elemento fondamentale per ogni produttore, per ogni consorzio. È evidente che andare all'estero ha dei costi molto alti. Se riuscissimo ad avere una fiera del vino qui ad Arezzo, quindi vicinissimo a Cortona, con una platea di importatori seri, qualificati, è sicuramente un'iniziativa molto importante e che ci auguriamo possa essere sviluppata in maniera significativa. Grazie. C'è qualcosa?